successo della prima edizione del 2019 ha indotto la Federazione Scherma ad assegnare nuovamente alla Gymnasium Scherma Club di Sulmona l'organizzazione del Grand Prix Kinder più Sport a squadre Under 14. L'evento nazionale sarà utile per l'assegnazione dei titoli di campione d'Italia. Appuntamento per domani e dopodomani al Palasport Nicola Serafini in località Incoronata. Parteciperanno 52 società per circa 300 atleti, ma tra accompagnatori, dirigenti, tecnici e familiari si prevede un movimento di oltre 1000 persone. L'importante manifestazione sportiva è stata presentata dal sindaco Anna Maria Casini e dall'assessore allo sport Salvatore Zavarella insieme al presidente della Gymnasium Quintino Moca. Per la Federazione Nazionale è intervenuto il consigliere Vincenzo De Bartolomeo, che ha sottolineato l'alto valore della scherma in Valle Peligna. Abbiamo con Sulmona e con la società la Gymnasium e il presidente del comitato regionale abruzzese ha avviato un progetto già 3 anni fa di un centro federale di sciabola regionale, che è stato praticamente l'unicum nel panorama della scherma e che oggi è stato preso come riferimento per altre regioni. Il centro tecnico regionale di Sulmona si amplia perché non sarà solo per la sciabola ma anche per il fioretto e la spada. E quanto è stato deciso nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale. A darne notizia è stato il delegato per l'Abruzzo della Federazione, Giuseppe Orfanelli, che ha evidenziato come la passione e la buona organizzazione della Gymnasium sono state in grado di portare nuovamente a Sulmona la gara nazionale Under 14. Traguardo raggiunto l'anno scorso, il grosso successo che la manifestazione ha dato a livello logistico ed impegno ha portato la federazione a voler rifare questa scelta premiando la società organizzatrice, premiando la regione Abruzzo, il comitato regionale della scherma dell'Abruzzo, questo anche grazie all'interessamento naturalmente del nostro referente nazionale dei comitati regionali, che è il dottor Di Bonaventura, che ci ha aiutato in questa strada abbastanza lunga, insomma. Quindi è una soddisfazione enorme, grossa, insomma, anche perché abbiamo avuto una partecipazione abbastanza grossa che forse non ci aspettavamo neanche in questo momento, in questa fase. L'anno scorso la città di Sulmona ha risposto bene, abbiamo trovato riscontri molto positivi da parte di tutti coloro che hanno partecipato all'evento, e quindi era giusto concedere il bis alla città di Sulmona, consapevole del fatto che sicuramente avrebbe fatto ancora meglio dell'anno scorso. Nonostante quest'anno c'è indubbiamente questo problema legato a un'emergenza sanitaria, rispetto alla quale comunque tutti quanti noi ci stiamo attrezzando perché comunque l'evento si possa svolgere nelle migliori condizioni possibili. Il livello di questa competizione che si svolge a Sulmona, saranno assegnati i titoli di campione italiano Under 14? Sì, questa è la sono le gare legate alle categorie Under 14, quindi ai ragazzi che hanno meno di 14 anni, sono delle gare a squadre alle quali partecipa tutte le società nazionali. Al termine delle gare la società vincitrice potrà fregiarsi del titolo nazionale a squadre. Alla conferenza stampa sono inoltre intervenuti Domenico Campione, già comandante del gruppo sportivo Fiamme Gialle, e i giovani atleti della Gymnasium Scherma Club di Sulmona, che parteciperanno alle gare di domani e dopodomani. A dare un tocco di qualità è stata la presenza della sulmonese Emanuela Spica, che, reduce dalla recente esperienza con la nazionale italiana Under 17 alla finale degli europei in Croazia, rappresenta un esempio importante per i giovani che si avvicinano alla disciplina della scherma. Salvatore Zavarella si è dichiarato onorato di presentare a poche settimane dalla nomina assessorile un evento che dà lustro all'intero territorio. Esordire come assessore allo sport con un evento di questo calibro sicuramente è un bel risultato. Certo, sicuramente come nuovo assessore allo sport è sicuramente un ottimo risultato. Sono veramente fiero ed emozionato anche di trovarmi in questa situazione. Sulmona ospita una manifestazione di rilievo nazionale, per questo io devo ringraziare chi mi ha preceduto, perché sicuramente ha fatto un lavoro
un buon lavoro per ottenere questa riconferma, perché anche l'anno scorso sul Mona ha ospitato una manifestazione di questo genere, pertanto chi mi ha preceduto sicuramente ha lavorato bene. Io cercherò in tutti i modi di essere presente sia a questa manifestazione sia per le prossime, perché vogliamo instaurare un rapporto con la Federazione Italiana Scherma, che io ho sempre ritenuto uno sport nobile, per organizzare queste manifestazioni in futuro. Manuela Spica di ritorno dai campionati europei con un risultato importante, 15° posto. Prima di parlare di questa tua gara vogliamo esprimere tutta la soddisfazione perché hai rappresentato Sulmona e l'Abruzzo con la maglia azzurra. È stata una bellissima esperienza, ricca di emozioni, e mi sono divertita tantissimo e ringrazio soprattutto tutti quelli che mi sono stati dietro, soprattutto la mia famiglia e il mio allenatore. Così la sciabolatrice sulmonese Manuela Spica, dopo la partecipazione ai recenti campionati europei di scherma che si sono svolti in Croazia. L'atleta quindicenne della Gymnasium Scherma Club di Sulmona ha fatto parte della rappresentativa della nazionale italiana Under 17. Dopo la fase a gironi, Manuela Spica si è classificata 17°. Nella prima diretta ha superato un'atleta turca per 15-10 e nella seconda è riuscita a prevalere contro una rumena per 15-8. La sua avventura si è fermata agli ottavi di finale con il 15° posto per aver perso contro una sciabolatrice turca per 15-5. Per lei è stata un'esperienza importantissima perché la convocazione in nazionale sta a significare che Manuela Spica è ormai tra le giovani promesse della scherma italiana. All'inizio ero un po' agitata durante i gironi perché non sapevo come muovermi, però durante le dirette sono riuscita a dare il meglio di me e a sciogliermi, e potevo fare di meglio nell'ultimo assalto contro la turca, però sono comunque contenta di questo risultato. Come ti sei sentita quando è arrivata appunto la convocazione in azzurro, che rappresenta comunque il coronamento del tuo lavoro che svolgi con passione e dedizione? Non ci credevo, infatti un po' tremavo per l'emozione, però comunque sotto c'è molto impegno, quindi un po' era anche un po' aspettato dopo la gara che ho fatto seconda Europa in Francia, però sono molto felice. Il prossimo appuntamento di Manuela Spica sarà alla prova nazionale giovani, in programma dal 13 al 15 marzo a Terni. Cercherò di riportare lo stesso risultato, anche meglio dell'anno scorso.